Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, siamo qui ancora con un nuovo video su FIFA 18, la nostra carriera allenatore, il nostro secondo episodio con il Benevento. Siamo ancora nella fase prestagione, nella Coppa Internazionale Europea. Ho chiesto a voi qualche consiglio su qualche giovane italiano da scovare, mi avete dato dei consigli, ringrazio Paul Heyman, grandissimo, che mi ha dato qualche consiglio. Poi ho trovato anche qualche altro giovane, vi faccio vedere un po', vediamo un po', se riesco a farvele vedere. Allora Mikai come portiere, 23 anni, Lazzari come esterno destro della SPAL, che dovrebbe essere molto veloce, Leonardo Capezzi al centrocampo, Kevin Bonifazi in difesa, Francesco Cassata, e poi io ho trovato, vabbè, Allucci, Bastoni, Barella, Borello, Chiesa, che però costa tantissimo, Patrick Cutrone, che potrebbe essere molto molto papabile, e Moise Kean, che io andrei a prendere immediatamente ad occhi chiusi dalla Juventus. Ah no, è in prestito, non è possibile intavolare una trattativa per un'eventuale cessione, non lo possiamo prendere, però lui sarà uno dei primi che andremo a prendere assolutamente, perché è molto veloce, molto tecnico, poi cresce tantissimo in teoria. Prima di cominciare però volevo, appunto l'ho citato prima, salutare un gruppo di persone, un gruppo di pazzi, il gruppo dello zoccolo duro del Cumenda Veneziano, quindi saluto sicuramente il Cumenda Veneziano, e poi tutti quelli che fanno parte dello zoccolo duro su Telegram e su YouTube ovviamente, quindi Michelotto, Paul Heyman, Alamos, Apicella, tutti quanti, se non vi nomino tutti mi dispiace, però non mi ricordo tutti i nomi, adesso non mi vengono in mente. Comunque vi saluto caramente, tanto ci sentiamo tutti i giorni su Telegram. Allora, andiamo a cominciare questo nostro video, andiamo a giocarci la seconda partita contro il Chaves e vediamo di fare una discreta figura, dai, giochiamo con la seconda maglia. Sì, la squadra è questa, ho messo Lombardi esterno sinistro perché D'Alessandro era squalificato, e Venuti come terzino destro. Andiamo a vedere che cosa riusciamo a fare con questa seconda partita. Passiamo almeno al girone, così almeno un po' di soldi entrano in cassa. E si comincia. No, che calcio di rigore! Ma cosa ha fatto? Ha saltato di testa. Fatemi rivedere che cosa è successo. Niente. Cioè, neanche dire l'ho toccata di mano. Vabbè, pariamogli sto rigore. Lui fa il cucchiaio, giustamente. Prignoli, il nostro eroe nazionale. Pariamo anche questo rigore. Perfetto. Beh, la stagione di Prignoli è cominciata bene comunque. Varie parate molto importanti. Pietro Iemmello, attenzione, si insinua. Ci vuole un attaccante molto veloce qua. E Moise Kean è uno di quelli che potrebbe fare al caso nostro. Vai Lombardi, vai! Che traversa! Pietro Iemmello, ragazzi, che staffilata. Sì, Ciciretti. Ciciretti, Iemmello! 1-0. Pietro Iemmello, sempre lui. Bella, bella. 3 gol per lui. Mette un po' difensivo. Così. Cataldi, Iemmello, ancora lui.
Incredibile. Proprio lui? Mamma mia! Mamma mia! Vabbè, Iemmello titolarissimo. Certo, contro il Chavez, però guardalo lì. Cioè, doveva fatta passare, è impossibile. Bello, bello. Grandissimo Pietro Iemmello. Due gol nella prima partita e due gol nella prima metà della seconda partita. Perfetto. E comincia il secondo tempo. Inizia la ripresa di questo match nella fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. No, 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 Chiede no! per traversone. Mamma mia! Fantastico riflesso del portiere La sull'attaccante. traversa, Dimostrando ragazzi. senso della posizione e riflessi fuori dal comune. Occhio al tiro. Chiede che si Brignoli! allunga e sventa la minaccia. Solo Ok, leggermente cambiamo indeciso. tutta la squadra adesso. Ci sarà Come dunque un sempre, cambio. ovviamente, siamo in vantaggio, poi dobbiamo provare tutti i giocatori. Ho messo un terzino come esterno sinistro, vediamo come si comporta. Cerca il secondo palo, la sinistra ha Lazar! Eccolo risposto. qua, il nostro terzino sinistro messo a fare l'esterno sinistro. Che sta Di testa, vincendo 3-0, questo penso che duello. Per i coniugi a questo punto ottimo il cross, perfetta non ci sia scelta di più niente Iemmello. da dire per Pallone questa lasciato partita. libero, E finale infatti, no. ufficiale. Partita giocata. C'è Armenteros, spazio per Armenteros Amari. come prima. No. Interrompono Non bene ha le l'azione. caratteristiche per fare quello che ho fatto, va bene. Bisogna anche provare queste cose, perché sennò non si capisce che tipo di giocatori abbiamo. Lazar. Comunque Lazar si può utilizzare come esterno sinistro Si e avvicina funziona all'area. anche bene. Gran palla Attenzione, questa. attenzione! Occhio al tiro. Ed è rete. Vabbè, niente, Prima qua la presenza e difesa è primo andata gol per lui con questa proprio maglia. Credo che a se lo prendere le ricorderà a patatine lungo. fritte. Va bene, Gol subiamo il nostro primo gol, mi straordinario. sembra, Con sì. il giro ad Va effetto. E ci bene. vuole grande tecnica per infilare una Succede, palla del genere. soprattutto quando è il Quarto Benevento. gol della gara che fissa. Coda. Testa, Arachnemendri coda, testa. ha spazio per andare. Coda alla vaccinara, attenzione. Resiste al tackle. Cioè, ho crossato. Questa è una buona punizione da posizione Cioè, il interessante. cross per lui è perdere palla, quindi il vantaggio non c'è più. Ah, vabbè, lasciamo perdere. Proviamo uno schema, dai. Che non esiste, ovvio. Però, attenzione! Segna Cipsa! rete. E muore anche lui? No? Sì, eccolo. Grande Cipsa. 4-1. Schema che non esisteva. L'abbiamo creato da nulla ed è venuto perfettamente. Semplicemente Destro fantastico. all'angolino. Smirkla sempre Perfetto. d'avanzarsi. Venuti. Ancora lui, Ha venuti. metri per correre. Cipsa. Cipsa. Viola. Mamma mia. Pericolo, ecco il tiro. Tiro Tiro largo, fuori pezzo. schifosissimo, va bene. E finisce qui 4 a 1 per Dice il che può Benevento. bastare, finisce Passiamo il qui. girone. Alla Perfetto. Ah, in ha teoria spazio sicuramente. per andare. Hanno fatto 2 a 2. Perfetto, abbiamo passato il girone. Benissimo, direi. Ok, squalifica scontata, perfetto. Va bene, va bene. Quindi siamo primi con 6 punti. Abbiamo già passato il girone. Il Chavez è a 3 punti, perfetto. Quindi avanziamo. Sicuramente se vinciamo questo torneo, cosa impossibile, però se dovessimo vincerlo. Ah, ci sono arrivati dei resoconti, ok. Comunque non conta come trofeo da vincere, eh. Non si sa mai. Dice, hai vinto quello, puoi anche andartene. Allora, andiamo a vedere un po' che cosa possiamo fare. Allora, verde non possiamo prenderlo perché è in prestito. Infatti. Ok.
Japong 2 milioni e mezzo. Proviamo a prenderlo, vediamo. Ha una clausola rescissoria di 4,7. No, 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 troppo. Andiamola a pagare magari poco. Oh, vediamo un po' l'animazione, la vedremo una volta sola, poi basta. Anselmo Sbraldini. Il tipo di accordo che vogliamo raggiungere. Sì, io lo voglio acquistare. Scambio giocatori, proviamo a fare uno scambio. Sempre con un'ala. Fabrizio Melara. Vediamo se ci cascano. Anche perché il Sassuolo comunque non è una grande squadra, quindi potrebbe accettare anche qualcosina in meno, eh. Vi serve un terzino sinistro? Offriamo un altro giocatore, vediamo chi abbiamo. Letizia e Di Chiara. Terzino sinistro. Proviamo a offrire Gianluca Di Chiara, vediamo. E vabbè. E allora facciamo un'offerta per il cartellino. Vale 2 milioni e mezzo e noi offriamo 2 milioni e mezzo. E aggiungiamo una clausola per la rivendita del 25%. Voi direte, ma se lo rivendi non ci guadagni niente. Sì, è vero, però io non lo voglio rivendere. O se lo rivendo a un prezzo esorbitante, diciamo. Senza clausola rivendita 3.750.000. Noi abbiamo 5 milioni. Ma non avevamo 9 milioni. Ah sì, giustamente, togliendo i 3,7. Controfferta 3,7. Facciamo 3. Facciamo 3 milioni, vediamo. Niente, non scendono. Vediamo. 3,250. È che non gli voglio dare quello che chiedono, cioè non vogliono abbassare il prezzo. Facciamo così. Accettiamo. Accettiamo perché è un giovane di prospettiva e molto molto forte. 19 anni e già più di 72 overall, quindi 3.750.000 euro. Andiamo a trattare lo stipendio. E questo sarà un po' difficile, vediamo. Che belli che siamo. Grazie, grazie. Sì, va bene. Accomodatevi pure. Lui prende 18.500. Si può fare. Allora, importante, assolutamente. Perfetto, era ciò che volevano. 5 anni, assolutamente sì. Clausola rescissoria. La ignoriamo per adesso. Allora, 23.500 a settimana. Bonus di ingaggio di 320.000 euro, glielo posso anche dare. E 330.000 in caso di 10 gol. Allora, a me vanno bene. Mi vanno bene, eh. Devo ancora imparare le meccaniche, però ti do 20.500.
20.000 giusti, e per il resto va bene, perché devo risparmiare un po' sugli stipendi. Ah, proprio così. Cioè lui prende 18, perché deve prendere 5.000 in più. Accettiamo, dai, facciamo follie per Aja Pong. Poi si rivelerà un flop. Va bene, dai. Ok, quindi primo acquisto dalla gestione Anselmo Sbraldini, Claude Aja Pong al Benevento, perfetto. E sblocchiamo anche un obiettivo a colpo sicuro. Ci aggiudichiamo un giocatore al primo tentativo. Vabbè, abbiamo dovuto accontentare comunque le richieste. Andiamo a vedere qualcos'altro. Ok, Claude Aja Pong mettiamo il numero 16, assolutamente. Così è un numero che mi piace per gli esterni. Gli esterni per me hanno il 16, l'11, il 7. Vabbè, sono abituato con i giocatori che a me piacciono. Nedved, su tutti, il 16, Camoranesi. Vabbè, lasciamo perdere. Proviamo a prendere Dragoski. Allora, proviamo con 3 milioni. Non accetteranno mai, assolutamente. Ok, va bene. Va benissimo. Allora, Dragoski ci riproveremo in seguito. Magari quando avremo un po' più soldi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Comunque non ci arrivano offerte dal mercato. Vediamo cosa possiamo prendere. Alessandro Bastoni, che è in prestito. Sono tutti in prestito questi qui. Proviamo per Calabria, anche se costa tantissimo. Potremmo provare anche un prestito, però. Allora, scambio giocatori. Ali, vediamo un po'. Diamogli Fabrizio Melara, vediamo. Mi serve un attaccante? Ragazzi, possiamo dargli Armenteros. Perché come abbiamo visto non è che sia proprio... Vediamo, proviamo con Armenteros. Sì, vabbè. Vale 5 milioni e mezzo, io ti do uno da 5 milioni, mi richiedi 2 milioni e 7 in più. Cioè, stiamo scherzando? Nuova offerta, ti do, guarda, 1 milione e mezzo. 1 milione e mezzo. E ti do il 15% della clausola della rivendita. Vediamo cosa mi dici. Abbiamo preso Davide Calabria. Perfetto, 1 milione e mezzo più Armenteros. Abbiamo perso Armenteros, sì. Però non l'avrei mai utilizzato. Cioè, da come abbiamo visto, i passaggi sono un po' così. E poi 27 anni. Calabria ne ha 20. Ok, non è un attaccante, però è un giovane di prospettiva. Vediamo. Prende 51.000. Oddio. Allora, cruciale, assolutamente. 5 anni, assolutamente sì. Non sono interessati, ok, va bene. E vediamo quanto ci chiedono. 56.000 più 850, 2 milioni e 2 reti inviolate. Ma stiamo scherzando? Niente, oh, vuole bonus di ingaggio questo qua. 850.000. Ah, mamma mia, ragazzi. Oh, glielo diamo. Va bene, è un giovane di prospettiva. Va bene. Ok, allora io direi di finire qui questo secondo episodio della carriera allenatore con il nostro Benevento. Abbiamo vinto una partita anche agevolmente, diciamo. La difficoltà è sempre quella, campione, quindi no, non ha modificato nulla. Abbiamo acquistato Claude Aja Pong e Davide Calabria, e
ci siamo svenati per lui, per loro, quindi. Però sono giovani di prospettiva, molto forti già adesso, quindi possiamo farli crescere molto e possono già giocare titolari nella nostra squadra, perché il Benevento è una squadra abbastanza modesta. Intanto qua la luce, rifletto di luce proprio. Vabbè, a parte questo, consigliatemi anche altri giocatori giovani, o se ho fatto male, chi posso vendere. Comunque continuate a consigliarmi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, lasciate un commento e condividete il video, che è molto importante. E ci vediamo a un prossimo episodio di FIFA 18. Un saluto a tutti da Asbrad.